Ciao a tutti, sono Luca del Centro Caravan Barassi. Oggi sono veramente emozionato perché sto per presentarvi quello che si può considerare essere il re della gamma di produzione Detlef, il Globetrotter XXLA 9000. Ma prima, sigla! Sono qui a invitarvi sempre a registrarvi al nostro canale, mettete la campanella per rimanere sempre avvisati dei nuovi video che noi facciamo. Ma oggi parliamo di questo che è il più grande dei veicoli Detlef, 8,86 m di veicolo, trazione posteriore su Iveco, un veicolo che di base parte intorno ai 148.000 euro. Questo veicolo che stiamo vedendo oggi lo abbiamo fatto lievitare intorno ai 196.000 euro, arricchendolo di tutti gli optional possibili e immaginabili, dal punto di vista della meccanica al punto di vista dell'allestimento. Facciamoci un giro esterno, si parla chiaramente di un veicolo doppio pavimento, un veicolo montato su Iveco, nello specifico questo veicolo qui è montato su un Iveco I-Matic, quindi cambio automatico, 210 cavalli, un veicolo che anche con una massa totale di 72 quintali realmente riesce a essere veramente molto performante dal punto di vista dell'agilità del motore rispetto al peso. Borchie sui cerchioni cromate, queste completano chiaramente l'estetica. È un doppio pavimento full, quindi abbiamo il pavimento coibentato all'esterno e un sollevamento del calpestio interno. Un sacco di botole laterali dove poter andare a stivare le nostre cose, dove poter andare ad agire su tutta l'impiantistica, un grandissimo, grandissimo garage che adesso andremo a vedere. La parte esterna l'abbiamo voluta curare con questo grigio titanio, è veramente un oggetto che, lo dico con soddisfazione, nel momento in cui è in strada si vede, è un veicolo che si vede veramente in una maniera più bella che si possa avere. Veicolo dotato di veranda 6 metri, tool totalmente elettrica. Andiamo a vedere nello specifico adesso il gavone del garage. È un veicolo che ha una portata utile, avendolo portata a 72 quintali, di circa 2100 kg di portata globale utile, quindi al netto anche dell'acqua. Abbiamo un serbatoio da 230 litri di carico, quindi veramente una grandissima autonomia. Un gavone garage che è veramente enorme, illuminato chiaramente, sobriamente come fa Detlef. Non pensate di trovare un veicolo, in questo veicolo, uno sfarzo esagerato, è tutto molto sobrio, tutto molto pratico. Dal punto di vista tecnico, nel gavone garage è stata ricavata questa nicchia è tutta dedicata alla parte tecnica. Abbiamo arricchito questo veicolo qui di quello che è il Pack Electric 2, un pacchetto da 5.000 euro, ma vi dà totale autonomia. Pensate, un inverter da 3 kW che va a compensare eventualmente la corrente che vi dà il campeggio. Quindi se avete qualcosa sul camper da dover utilizzare che supera il amperaggio che vi fornisce il campeggio, lui lo fa in automatico. Due batterie da 150 ampere, al momento ancora AGM. Abbiamo già la docetta nel gavone, chiaramente miscelata. Riscaldamento su questo veicolo, chiaramente ALDE. Abbiamo un ALDE completo con lo scambiatore di calore anche riguardo alla parte del motore, quindi mentre io viaggio con il veicolo posso riscaldare la parte posteriore con il solo motore e viceversa, quando sono fermo posso preriscaldare il motore prima di partire. Andiamo a vedere la grandezza del doppio pavimento, veramente un vano di stivaggio esagerato, da qui si accede anche alla parte della dinette. Qua giù abbiamo lo scambiatore di calore per il motore. Il fondo, come dicevo, totalmente in vetro resina, la parte esterna sotto
e la parte interna sono entrambe in vetroresina in maniera tale da avere la massima resistenza agli agenti atmosferici in qualsiasi condizione. Andiamo a vedere dalla parte sinistra, viene ricavata nel doppio pavimento sempre una grandissima nicchia confinante con il garage. Questa è accessibile anche dalla parte interna, dopo l'andremo a vedere. È un vano di stivaggio che ci permetterà, una volta che noi inseriamo eventualmente anche la moto o le bici all'interno, di poter stivare tranquillamente tutto il resto necessario all'interno del doppio pavimento. Parte vano bombole con il vano per due bombole, vedremo dopo, abbiamo già il duo comfort con la valvola ACE, quindi la gestione della bombola anche dall'interno. Vano tecnico dove troviamo la pompa dell'acqua e il carico, il rubinetto di scarico delle acque pulite e delle acque reflue. Chiaramente il doppio pavimento, essendo passante, abbiamo da entrambe le parti la botola per accederci. Finestre sides chiaramente oscurate, anche il vetro scuro dà una protezione termica, questo migliora ancora di più l'efficienza. La parete esterna è in alluminio, alluminio come ricordo sempre su tutti i Detlef di grande spessore, quindi facilmente riparabile anche dal punto di vista della riparazione in carrozzeria qualora servisse. Tetto chiaramente in vetroresina, come il fondo, quindi ottimamente una grandissima resistenza anche per il discorso grandine. Entriamo in quella che non poteva mancare in un XXL attraverso la porta XL di Detlef con chiusura automatica facilitata elettrica, quindi non toccherà sbattere la porta per chiuderla, ma basterà avvicinarla e questa si chiuderà da sola. Entriamo a vedere quella che è la reggia. Fa grande sfarzo all'interno questa bellissima dinette dove troviamo due panche contrapposte con un tavolino centrale che raggiunge con estrema facilità la panca laterale. Questo veicolo, ve lo ricordiamo, è un veicolo omologato per 6. Abbiamo 6 punti cintura. Gli interni li abbiamo curati in optional, ma in vera pelle. Veramente una rifinitura eccezionale. Tutti i pensili sono di grandissimo stivaggio, maniglie integrate al pensile. Tutti i pensili sono divisi con la mensola centrale. Chiaramente non poteva non mancare sull'XXL anche qua il sistema Air Plus, quindi vi ricordiamo tutti i pensili e tutta la struttura del veicolo è totalmente scollegata dalla parete, in maniera tale che l'aria possa girare liberamente intorno al veicolo e far sì che abbiate la temperatura costante in tutte le sue parti. Questo facilitato, abbinato all'alde su un veicolo di grandissime dimensioni come l'XXL, fa sì di avere veramente un veicolo che l'inverno è veramente il suo habitat naturale. Come vi dicevo, con estrema semplicità, adesso ve lo faccio vedere, io riesco a prolungare il tavolo avendo appunto una prolunga che sale in automatico. La vado a riavvicinare appunto e vado a fare questo bellissimo tavolo ampissimo dove posso permettermi appunto di accogliere tranquillamente le 6 persone. Con estrema facilità posso andarlo sempre a richiudere con una sola mano. Questo ambiente qui della dinette può essere trasformato molto facilmente in una dinette a ferro di cavallo in un attimo. Si vanno a tirar su due porzioni di legno, a chiudere eventualmente anche con chiave. Vi ricordo che questa è una particolarità dell'XXL, essendo un mansardato, il passaggio all'interno del veicolo è chiudibile veramente con una vera e propria porta. Abbiamo dall'interno della cabina, dopo magari lo vediamo, con la chiave la possibilità di aprire o chiudere appunto il passaggio. Questo impedisce anche, una volta chiuso, il sollevamento della mansarda. Con questi due
cuscini, sempre rifiniti in ottima pelle. Io vado a comporre quella che è la parte più bella di questo veicolo, cioè la dinette. Questo è una operazione abbastanza semplice, vado a farla e adesso vi faccio vedere l'effetto. Ho un vero e proprio salotto. Io mi immagino durante l'inverno, con fuori la neve, l'abitabilità che appunto vi dà questa grandissima sala. La mansarda chiaramente è un matrimoniale, 160 di profondità per 2,10 m il materasso, quindi veramente molto grande. Oblò 40x40 chiaramente sulla mansarda, oblò panoramico echi sopra la dinette, grandissima luminosità dovuta anche alla presenza appunto centrale di questo oblò, ma anche delle due finestre laterali. Questo un po' si viene a mancare sui nuovi veicoli, su un discorso del doppio, con doppio pavimento come questo qui, la luminosità laterale è effettivamente molto molto importante. Abbiamo poi, andando verso la parte posteriore, una bellissima cucina, una cucina a L, una cucina di enormi dimensioni come appunto tutto questo veicolo. Cucina che è dotata di 3 cassetti, 2 cassetti veramente grandi di profondità e poi il cassetto porta posate. Cassetto poi a scorrimento con le varie mensole, tutte chiaramente in filo cromato, e dalla parte opposta questo grandissimo cassetto già diviso con la pattumiera, quindi veramente una cucina di tipo casalingo. Un grandissimo lavello, finalmente un veicolo dove abbiamo un lavello veramente grande, come appunto tutto il veicolo. XXL fa sì di avere un piano cucina anch'esso di stile casalingo, una particolarità con questo pulsante io vado a chiudere, a serrare totalmente la cucina. Questo meccanismo automatico avviene appunto in maniera automatica una volta che io vado ad accendere il veicolo. Questo ci permetterà di viaggiare in totale sicurezza sapendo con certezza che la cucina appunto è chiusa. Grande spazio di stivaggio inferiore, ma grande spazio di stivaggio anche superiore, chiaramente i pensili con questa doppia divisione, con la possibilità di regolare l'altezza anche tramite queste scalette, quindi di adattare la capacità dei pensili, è veramente ottimizza al massimo appunto il discorso della cucina. Nella parte adiacente appunto alla porta abbiamo anche chiaramente la possibilità di stivare in questo armadietto laterale, e sopra alla porta abbiamo tutto quello che è il controllo del veicolo. In maniera molto semplice vediamo la gestione delle batterie, batteria del motore, batteria dei servizi, con la corrente di passaggio di carica e di scarica, il livello delle acque potabili e delle acque di recupero, chiaramente i due termometri. Ci dice che appunto siamo collegati alla 220 e sopra, ben nascosto, abbiamo tutto quello che riguarda il pannello di comando, sia dal punto di vista del riscaldamento, quindi il comando dell'Alde, lo stato delle bombole, quindi la valvola ACE, quella che vi dicevo, quindi questo ci permette di avere il riscaldamento del regolatore da fermo e sapere quale delle due bombole stiamo usando. Chiaramente lo scambio avviene in maniera automatica. Qua giù abbiamo il controllo invece dell'inverter e del caricabatteria Victron, che di cui vi parlavo prima, del pacchetto elettrico. Questo ci dà grandissima capacità di ricarica una volta collegati alla corrente e grandissima capacità di corrente chiaramente da, anche da scollegati dall'impianto tramite l'inverter. Continuiamo il tour andando a vedere la parte dell'armadiatura, un armadio finalmente a tutta altezza. Abbiamo la penderia, abbiamo i due altri ripiani sotto. Questi ripiani, per le signore un pochino più esigenti, sappiate che si possono togliere con facilità e quindi appendere anche il vestito da sera senza nessuna problematica. Frigorifero 190 litri, il massimo che ci può dare appunto Dometic.
comporta a doppia apertura, quindi possiamo aprire sia il frigo che il freezer da entrambi i lati, questo per facilitare anche l'utilizzo durante appunto la presenza anche di altre persone. Io in qualsiasi posizione sono posso aprire da entrambe appunto il frigorifero. Un grandissimo cassetto sottostante completa appunto lo stivaggio dedicato alla parte della cucina. Entriamo invece in quella che è la camera e la parte bagno. Dobbiamo transitare all'interno del corridoio dove appunto abbiamo la possibilità di creare questo bellissimo ambiente bagno per andare appunto nella grandissima camera. Due letti da 80 per 2 metri, quindi due materassi veramente grandi, la possibilità di unire e fare un matrimoniale laterale trasversale, un giro pensili a 270 gradi che vi permette di stivare qualsiasi cosa voi vogliate. Ho diversi veicoli del genere fuori, già venduti a cliente. Con grande difficoltà riuscite a riempire tutto questo spazio. Pensili di grandissima capienza, una grandissima profondità. Il fatto che il veicolo sia comunque molto alto all'interno ci permette di avere veramente un'altezza pensile interna esageratamente alta. I cassetti chiaramente sono apribili e di stivaggio. Altri due sportelli di apertura appunto degli armadi, perché ancora questi sono armadi, abbiamo appunto laterali tra i due piedi. Chiaramente abbiamo la possibilità di alzare il letto, qualora fosse appunto montato come singolo, per accedere tranquillamente anche agli armadi dalla parte appunto alta. Questo succede sia la parte destra che la parte sinistra. Abbiamo la possibilità di chiudere con questo bellissimo scorrevole. Ora ve lo faccio vedere allontanandomi un pochino. Vado a separare fisicamente la camera. Questo lo posso fare ancora più semplicemente anche con la porta del bagno. Quindi vado a separare realmente i due ambienti in maniera molto molto semplice. Questo ci permette anche di avere un bagno usufruibile da entrambi i lati, quindi sia dalla parte della mansarda che dalla parte della camera posteriore. Una doccia casalinga, non me ne vogliate, lo ripeto, lo sto ripetendo tantissime volte, ma le dimensioni qui veramente sono importanti. Abbiamo chiaramente lo scaldasalviette protetto, abbiamo la possibilità di appendere tutto quello che si vuole in questo comodissimo gancio cromato, abbiamo un soffione molto molto grande. La capienza, i 230 litri di acqua ci permettono veramente di avere una grandissima autonomia. Chiaramente per carico e recupero, quindi non abbiamo eccedenze anche poi nel recupero. Qui rimango senza parole. Chiaramente il bagno è sfruttabile anche a porta chiusa, quindi non ho bisogno per forza di separare gli ambienti, posso usarlo tranquillamente anche da chiuso. Grandissima dimensione anteriore al WC, quindi veramente molto comodo dal punto di vista del posizionamento. Il lavandino è veramente grande, un grande appoggio. Grandi specchi, signore, grandi specchi, quindi un'ottima possibilità di vedersi appunto di luminosità dello spazio all'interno. Tutto questo chiaramente areato, tre oblò sul tetto, uno nel bagno, uno nel corridoio, uno sulla doccia. Quindi questo ci permetterà veramente di usare il bagno in totale tranquillità. Come vi dicevo prima, la parte del doppio pavimento è accessibile anche dall'interno. Qui ora prendo questa botola qua, andiamo ad accedere a quella porzione di doppio pavimento che appunto è confinante con il garage. Questo ci permette di avere magari comodamente dello stivaggio di cose che possono essere sfruttabili anche dall'interno. Altri due pozzetti invece all'interno ci danno la possibilità di accedere comodamente ai serbatoi di carico e di recupero per il trattamento dell'acqua, quindi veramente tutto questo avviene in maniera molto molto semplice.
Abbiamo la possibilità anche di estendere la parte della seduta. Adesso non ho qua con me il cuscino, ma questo qui può diventare tranquillamente un divano ancora più largo. Chiaramente questa parte qui della dinette può essere trasformata in un letto, qualora uno volesse avere 6 letti, tranquillamente lo si può fare. Vi ricordo poi che, qualora vi mancasse dello spazio, queste 3 cassapanche sono totalmente vuote, quindi potete andare a stivare ancora di più le cose lì. Tutta l'illuminazione chiaramente a LED, compreso già all'interno del pacchetto, condizionatore a tetto, truma, la venta il 2000, quindi quello più grande, chiaramente sfruttabile tramite l'inverter, quindi anche qualora non avessimo abbastanza corrente dall'esterno, sappiate che questo funziona tranquillamente con l'inverter e il caricabatterie riesce a caricare tranquillamente. Non mi rimane che farvi vedere la parte della cabina, perché ci tengo a farvi vedere la parte Iveco. Chiaramente questo qui è un veicolo, come dicevo, full optional. Abbiamo inserito all'interno del veicolo anche la possibilità, con 4 retrocamere, di vedere quello che è lo stato del veicolo realmente a 360 gradi. Finiture eccellenti Iveco, quindi volante in pelle, comandi al volante, si parla appunto del cambio automatico, freno di stazionamento elettronico. Abbiamo la possibilità, come vi dicevo, grazie alle sospensioni ad aria, total full aria, appunto, di regolare a seconda del carico, ma poi voglio semplicemente farvi vedere quello che è e sentire il rumore di quello che è il gioiello. Nel momento in cui io vado ad inserire la retromarcia, non so se lo vedete, io vedo a 360 gradi immediatamente lo stato del mio veicolo. Questo facilita moltissimo, chiaramente, durante la marcia e durante le manovre con un oggetto che non è proprio uno di quelli più piccoli. Chiaramente il pacchetto assistenza abbiamo messo di Iveco, quindi cruise control adattativo, frenata d'emergenza, abbiamo tutto quello che riguarda appunto i controlli di stabilità, la possibilità del bloccaggio del differenziale, la possibilità di accedere al 360 gradi anche in marcia, quindi riesco a vedere anche andando frontalmente quello che appunto succede intorno al mio veicolo. Che dire, non mi rimane che ringraziarvi per la vostra attenzione. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che veniate a vederlo, perché merita veramente di essere visto. Per quelli interessati, chiaramente siamo qua per voi, non l'abbiamo preso per tenerlo qua in mostra, l'abbiamo preso perché vogliamo destinarlo a qualcuno, qualche cliente che appunto riuscirà ad averlo. Per oggi direi che è tutto, vi rinvito a iscrivervi al nostro canale e, se vi è piaciuto, a mettere un like. Oggi è tutto, Globetrotter XXLA 9000. Ciao a tutti da Luca!